È stata una bella affermazione in Sicilia, lei che si è battuto sempre in nome della legalità. Sì, è stata una bella affermazione, insomma, è una grande anche responsabilità, perché questa quantità importante di preferenze sono una responsabilità, cioè bisogna dare valore alle preferenze con l'impegno e con la rappresentanza. La rappresentanza è quella dell'ascolto, quindi da oggi inizia una nuova fase dove bisogna ascoltare i cittadini, i territori e capire quali sono i bisogni e cosa va rappresentato in sede europea. Ecco, prima di iniziare questa competizione elettorale, sicuramente lei si sarà posto degli obiettivi qualora fosse stato eletto. Ma guardi, i principali obiettivi sono quelli che abbiamo noi messo insieme al presidente Conte nel nostro programma, quindi noi saremo costruttori di pace, noi ci batteremo affinché arrivi la pace nei conflitti che stanno distruggendo le coscienze, le vite umane, parlo del conflitto in Ucraina e quello Israele nella striscia di Gaza. E poi altri temi, la lotta alla corruzione, la difesa delle norme antimafia in sede europea, insomma, e la difesa degli ultimi, questi ultimi di cui non parla nessuno e che noi invece vogliamo, di cui noi vogliamo occuparci per dare valore e dignità alla vita delle persone. Questo è un paese che sta vivendo una soglia di povertà che ormai si attesta a 5,7 milioni di abitanti e purtroppo oggi è povero anche chi lavora. E quindi noi pensiamo che a questo bisogna dare valore con un impegno anche europeo attraverso la possibilità di tutelare i redditi dei cittadini europei. Tornando al presidente Conte, ha dichiarato in conferenza stampa e ha definito il risultato del Movimento 5 Stelle deludente, anzi molto deludente. Come far crescere nuovamente il vostro partito? Ma guardi, il tema è molto semplice, nel senso che intanto ovviamente noi in Sicilia abbiamo fatto un ottimo risultato. Il tema nazionale è un tema che va argomentato in una maniera molto semplice. Noi nelle nostre liste non abbiamo acchiappavoti, i partiti selezionano i loro candidati mettendo candidati che hanno una base di migliaia di voti. E li scelgono senza i click, senza le europarlamentari o altro di cui invece è patrimonio il Movimento 5 Stelle. Quindi è chiaro che noi all'origine scontiamo una minore forza rispetto agli altri partiti politici. Quindi il dato è inficiato sicuramente da tutto questo, che per noi è un valore, ma che evidentemente nel rapporto con gli altri partiti diventa tra virgolette un disvalore.